Buongiornissimo. Guardate, oggi, mamma mia, sto qua che ha russato tutta la notte, non ha mollato un attimo alla faccia del falegname. Questo qua era una compagnia di falegnami, non ce la facevo più, ho messo a scaldare il caffè. Avevo messo la sveglia alle 6, mi sono svegliato alle 5 e mezza per colpa di questo che russa che si è svegliato. Non ce la facevo, sono uscito sapendo che è una bella giornata e volevo godermi l'alba un attimo. Mi sono conficcato i tappi nelle orecchie, mi fanno malissimo le orecchie per colpa di quell'altro. Dai, dai, iniziamo sta giornata con il sorriso, che oggi andiamo su un bel bellissimo promontorio e non piove. Oggi non piove. E si va, oggi sono felice, c'è il sole, c'ho il sorriso in faccia, non vedo l'ora di camminare, oggi mi sento che posso spaccare tutto, andiamo così! Adesso ho visto le cose più strane. Guardate questo. Voi potete pensare che siano tutti quante robe frigo, cioè sono banchi frigo questi qua, giusto? E invece no. Invece no. Qua questi sono tutti hot drink. Cioè è caldo, è rovente qui. Non ci voglio credere. Sono dei geni. I giapponesi sono dei geni. Sono fermato un attimo per studiarmi bene il percorso perché probabilmente domani, oggi mi fermo a 36 quindi faccio pochi chilometri, 15 chilometri totali in una giornata. Domani, visto che siamo ancora nel periodo della Golden Week, il problema è sempre lo stesso, trovare gli alloggi. Siccome io domani o oggi avrei voluto fermarmi in un ostello per farmi una doccia o quant'altro, ho pensato, siccome ci avevo un'offerta di stare a Kochi tramite Couchsurfing da un tipo che mi aveva detto dal 3 al 5 io ti posso ospitare, io gli avevo chiesto dal 2 al 5, dal 2 al 4, solamente che lui mi ha proposto, guarda, se vuoi ti faccio stare dal 3 al 5, quindi un giorno in differenza. Alla fine a me non andava bene, quindi non gli ho più risposto. Adesso mi è venuto di nuovo in mente, spero mi risponda, per appunto andare da lui dal 3 al 5. Quindi io arrivo al 36, prendo un mezzo di trasporto qualsiasi, vado a Kochi, torno a Kochi, sto lì due notti nel suo appartamento, quindi mi posso fare la doccia, non pago per l'alloggio, andremo fuori sicuramente a bere perché questo poi è americano, classico, però quantomeno c'è una doccia e un tetto. E in caso gli faccio anche da mangiare all'italiana, quindi faccio io da mangiare, posso cucinare io per una volta che ho una voglia di cucinare roba, non dico italiana, ma ho voglia di cucinare roba buona, cioè buona, cavolo, buona, come piace a me. E quindi questo potrebbe essere il programma per i prossimi giorni, così dopo io da Kochi prendo un treno che mi porta direttamente al Tempio 37, perché comunque sia, facendo i miei calcoli, arriverei lo stesso, volente o nolente, il 5 arriverei comunque sia al 37, perché ci vogliono 2 giorni di cammino. Quindi io, anziché farmi 2 giorni di cammino, mi faccio 2 giorni di riposo a Kochi, faccio couchsurfing, conosco questo tipo, giro la città e mi porto dei contenuti interessanti, no?
sono fermato un attimo che devo andare un attimo in bagno al volo e sono su una deviazione. Allora, o scelgo il percorso, il sentiero, o faccio il tunnel. Haji Mori, che è il guru del cammino di Shikoku, mi ha detto non fare il sentiero. Me l'ha proprio scritto sulla mappa. Quindi prenderò il tunnel perché lui mi fa è molto più breve, è molto più sicuro. Ok, fa schifo il paesaggio, sei dentro un tunnel, quindi bandana per evitare lo smog. Spero che la GoPro sia rimasta attaccata allo zaino, perché adesso mi sono accorto che lui mi ha preso lo zaino al volo e me l'ha messo in macchina e non ho controllato la GoPro. Spero ci sia, prego, fa che ci sia. E in teoria adesso mi sta accompagnando il signore, il proprietario di un ostello, e mi sta accompagnando nel suo ostello in teoria. Il signore mi ha portato qui praticamente, solamente che avevo capito che mi portava in ostello. Vi parlo intanto che salgo le scalinate che avete appena visto. Allora, le cose sono successe tutte quante in una maniera super veloce. Allora, mi fermo al Family Mart per mangiare qualcosa per pranzo al volo, per poi venire al tempio. Incontro questo signore che parla inglese e mi fa: guarda, ti do una mano per trovare l'alloggio, perché mi vedeva che stavo chiedendo al commesso e per prenotarmi l'alloggio. Boh, questo signore qua chiama questo ostello che costava 4.000 yen e mi fa: ok, guarda che sta arrivando adesso il proprietario, che è la persona dietro di me, questa qua, sta arrivando questa persona che ti dà una mano. Ok, lo aspetto un attimo fuori. Mi ha chiamato un paio di ostelli, però sono tutti quanti pieni, lui compreso. Allora mi ha portato in un free hut che avete visto prima. Niente, mi stava accompagnando al tempio e a un certo punto mi fa: guarda, sei disposto a dormire in casa mia perché ho tutto quanto pieno. Scusate il fiatone. Ho tutto quanto pieno, quindi sei disposto a dormire a casa mia con me, nel letto vicino al mio. E faccio: magari, grazie, mi stai salvando la vita. E quindi altra scena giapponese fantastica. Nel frattempo sono arrivato al cima al tempio. Lui è quello che mi ha salvato la vita. Sono a casa del signore, io dormirò qui esattamente. Quello è il suo letto, questo è il mio letto. Non ho ben capito se mi fa pagare o meno. Comunque, ugualmente, mi ha salvato la giornata, perché sennò non sapevo dove stare. Eccoci qua. Che giornata, mamma mia. Ancora è prestissimo, è l'una di pomeriggio, io mi sono già docciato, mi sono già sistemato. Non ho fatto tanti chilometri oggi. Adesso sto andando al Family Mart per
vedere se trovo qualcosa di italiano, perché gli ho, per dirgli grazie al signore che mi sta ospitando, e gli ho detto: guarda, se vuoi posso andare a vedere se trovo qualcosa di italiano e cucino io per te, ti faccio la cena io. E lui mi ha detto: oh sì 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 sì, grazie. Quindi adesso spero di trovare qualcosa, perché non voglio ritornare indietro a mani vuote. E in teoria dovrebbero esserci anche gli spaghetti, spero. Adesso stiamo a vedere. Ragazzi, la griglia in spiaggia durante le feste è international. International, tutti che grigliano, tutti, senti qua che profumo, mamma mia, guarda, guarda che ben di Dio! Allora, amici miei, allora, qua io sono troppo viziato in Giappone, sono veramente troppo sviziato. Il padrone dell'ostello mi vuole portare a fare un giro in barca. Ah, insomma, io non potevo dirgli di no, assolutamente, è troppo gentile e figo. Adesso vi porto in giro in barca anche voi. Assurdo, assurdo, assurdo. Non ci voglio credere. Di fare la carbonara. Ho già iniziato a fare già iniziato a tagliare. Bollitore è pronto per l'acqua e adesso iniziamo a fare la carbonara. Di casa. Non è come la vera carbonara, ma dai, non ci sono andato tanto distante. È buona,
è buona, è al sapore di casa. E dopo questa super carbonara, dopo questa super giornata bellissima, è il tempo di salutarci. Se vi è piaciuto, un bel pollice in alto, condividete questo video. E faccio come gli a tutti quanti gli altri youtuber allucinanti, ho iniziato anche io. Vabbè, ragazzi, buonanotte, buona giornata, quello che volete. Ci vediamo al prossimo video. Vado, ciao!